Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Presentata in seconda commissione la manovra di bilancio per il 2014. Davide Mariotti Bianchi. L'assessore regionale alla programmazione e organizzazione delle risorse finanziarie ha presentato in seconda commissione la legge finanziaria ed il collegato. Il bilancio verrà illustrato dopo il vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. La discussione in commissione si è incentrata principalmente sull'interpretazione delle norme sui piani regolatori comunali, sull'esenzione del bollo per le auto ibride e sulla sicurezza stradale. Previsti inoltre la riduzione del 50% dell'IRAP per le cooperative sociali e stanziamenti per i comuni della fascia appenninica che devono portare a termine la ricostruzione del sisma del 1997. Eliminata poi la sospensione immediata per le aziende che si occupano di estrazione che non pagano le tasse regionali, vista la profonda crisi in cui versa il settore delle cave. Prolungati i termini per il raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata. Previsto anche lo slittamento delle date per la presentazione dei testi unici su sanità e agricoltura. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale ha iniziato ad occuparsi dell'attuazione della legge 9 del 2008 sulla non autosufficienza, ascoltando il dirigente della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, Gianni Giovannini. Durante l'incontro è stato spiegato che l'obiettivo che la legge si poneva era il mantenimento nell'ambito familiare delle persone non autosufficienti per evitarne l'ospedalizzazione o il ricovero in strutture residenziali. Una scelta che viene considerata come l'ultima opzione, dato che la Regione punta molto sulla permanenza dei soggetti nelle rispettive abitazioni. La programmazione regionale per l'anno 2014, è stato evidenziato durante l'incontro, ha rivisto le priorità sulla base dell'attuale sistema di risorse, incrementando ancora di più l'integrazione tra risorse sociali e sanitarie prevista nel progetto regionale integrato sulla non autosufficienza, che per il 2014 potrà contare su circa 8 milioni di euro. Fissare i punti cardine per una proposta sulla quale avviare la discussione. In Commissione Statuto riprende il confronto sulla nuova legge elettorale regionale. Tiziano Bertini. Preparare un documento in cui siano elencati i nodi e i punti cardine di una nuova legge elettorale regionale, una proposta aperta sulla quale sviluppare il confronto e la discussione per arrivare ad una soluzione legislativa condivisa. È questo quanto hanno concordato i componenti della Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari nella riunione che si è svolta nei giorni scorsi. Segna l'avvio dell'attività dell'organismo in quest'ultima fase della nona legislatura. Si costruirà quindi preliminarmente una base di discussione che comprenda, oltre alle proposte già depositate, anche i punti nodali di una nuova normativa. Ad oggi in commissione sono 4 le proposte di nuova legge elettorale regionale presentate. Una sulla pari rappresentanza di genere di Zaffini, Fratelli d'Italia, Monacelli UDC e Rosi Nuovo Centrodestra. Un'altra per l'introduzione del premio di maggioranza e l'eliminazione del listino dei consiglieri Barberini e Smacchi del Partito Democratico. Ancora un'altra per l'abolizione del listino del consigliere Chiacchieroni del Partito Democratico. E infine per l'elezione del presidente della regione da parte del Consiglio in forma diretta di Stufara, capogruppo di Rifondazione Comunista Federazione della Sinistra. Rimarrà aperta fino al prossimo mese di giugno la mostra Francesco nel cuore delle regioni, inaugurata ad Assisi lo scorso mese di ottobre e successivamente allestita a Palazzo Cesaroni. Vediamo. In occasione delle celebrazioni francescane del 2013, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha curato l'allestimento della mostra fotografica Francesco nel cuore delle Regioni. L'idea, basata su un'intuizione del presidente e coordinatore Eros Brega, è stata quella di scegliere un'immagine che collegasse ciascuna realtà regionale a San Francesco d'Assisi. La mostra è stata inaugurata al suo primo allestimento presso la sala della Pinacoteca del Palazzo Comunale di Assisi dal Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso il 3 ottobre 2013.
Successivamente, la mostra Francesco nel cuore delle regioni è stata allestita all'interno di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Sicilia, spiritualità e tradizione. Spiccano due volti, quello di San Benedetto il Moro e il simulacro argenteo della Vergine Maria. Sardegna, arte e paesaggio. Dipinto di Pietro Cavaro del 1533, pittore cagliaritano di San Francesco che riceve le stimmate in un paesaggio brullo ed aspro. Valle d'Aosta, arte e misticismo. L'immagine del poverello di Assisi è quella del frate Serafico, uno dei suoi appellativi più ricorrenti. Trentino Alto Adige, arte e territorio. La chiesa di Santa Apollinare ai piedi del Dos Trento ospitò nel 1221 i primi francescani diretti in Germania. Bolzano, tradizione e quotidianità. La tradizione vuole che la campana della cappella di Sant'Erardo sia stata suonata dal piccolo Francesco che accompagnava il padre in Francia per commerciare tessuti. Friuli Venezia Giulia, arte, letteratura, missione e morte. Il beato Dorico Mattiuzzi, 1280 circa, è uno dei santi più amati in Friuli. Missionario in Cina, contemporaneo di Marco Polo, scrive il suo milione intitolato Itinerarium. Piemonte, arte e tradizione. Le 20 cappelle del Sacro Monte Orta possono considerarsi un unicum artistico legato a San Francesco. Lombardia, arte e quotidianità. Milano è la città delle 100 fontane e tra queste la fontana di San Francesco del 1927 di Giannino Castiglioni. Veneto. Arte, religione, tradizione e quotidianità. Padova è la città dei tre senza, il caffè senza porte, il prato senza erba e del santo senza nome, Antonio. Liguria, arte, misticismo e quotidianità. Il sepolcro di Margherita di Brabante, di Giovanni Pisano, ora frammentario, era in San Francesco di Castelletto a Genova.
Emilia Romagna, quotidianità. La chiesa di San Francesco a Mirandola è stata quasi completamente distrutta dal sisma del 2012. È stata una delle prime chiese francescane d'Italia. Toscana, religione e misticismo. San Francesco eleva la Verna, nelle foreste del Casentino, luogo di meditazione e preghiera. Umbria, francescanesimo. Forse, paradossalmente, l'immagine più difficile da scegliere. La Basilica di San Francesco in Assisi, il luogo che dal 1230 custodisce il corpo del santo. Marche, missione e letteratura. Francesco è missionario e il suo primo viaggio è nella Marca di Ancona nel 1219. È indissolubile il legame di questa terra col francescanesimo. Lazio, tradizione. Nel 1223 a Greccio, in provincia di Rieti, San Francesco inventa il presepe. Il teatro era rinato con le drammatizzazioni delle scene della Bibbia, soprattutto i misteri pasquali. Molise, pace, quotidianità e territorio. Due suggestioni. La pacificazione tra crociati e trinitari a Campobasso nel 1557. Campania, arte, religione e tradizione. Tela esposta nel salone del convento francescano di Maddaloni a Caserta. L'opera, la più grande d'Europa, 734 metri quadrati, è di Giovanni Funaro, nativo di Santa Maria Capua Vetere. Puglia, arte e tradizione. La Puglia è forse la regione più francescana d'Italia dopo l'Umbria per l'opera di San Pio a San Giovanni Rotondo. Basilicata, quotidianità e letteratura. I Sassi di Matera sono stati abitati fino al 1952. Lo spirito francescano da ritrovare anche dove apparentemente non c'è, in un classico paesaggio presepiale. Abruzzo, storia e tradizione. Celestino V, al secolo Pietro Angelerio del Morrone, da semplice frate benedettino, al soglio pontificio. Calabria, religione e tradizione. San Francesco di Paola è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. È il patrono del Regno delle Due Sicilie, compatrono di Napoli e patrono principale della Calabria.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.